Nuovo appuntamento da Qualità e Amore, come sempre siamo qui per parlare di settore giovanile e torniamo a farlo con l'allenatore degli allievi dell'Ancona 1905, Mauro Bertarelli. Ciao Mauro, bentrovato. Ciao Andrea. Allora, cominciamo da il chiederti come sta andando questa seconda fase del campionato. È una fase con dei gironi a livello marchigiano e l'Ancona è in testa, però ieri è andata come? Ieri è andata male, abbiamo perso la prima partita contro una diretta concorrente, la Maceratese. E l'altra squadra, la Recanatese, quella attrezzata, è prima insieme a noi e loro. Però ecco, al di là del risultato, che poi dopo alla fine è importante anche quello, però come detto anche nell'intervista precedente, quest'anno giochiamo con la Sottetano e quindi affrontiamo squadre con tutti i 96, noi siamo tutti 97, quindi io sono contento. Ecco, poi è una maturazione che poi ci ritroveremo il prossimo anno con questo gruppo. Ecco, questa nell'ottica appunto di programmazione, ma soprattutto visto che guardiamo anche per un attimo al risultato, la prima sconfitta dopo una fase intera, credo che anche questo denoti il buon lavoro fatto finora. No, ma sono utili anche le sconfitte, perché è vero che è un gruppo abituato a vincere, però essendo una società e come ho detto prima abbiamo proprio programmato questa cosa per dar spazio a questi ragazzi più giovani rispetto alle altre squadre, e quindi a livello di maturazione servono anche queste battute d'arresto per far capire che poi dopo le sconfitte sono importanti quanto le vittorie, anzi forse qualcosa in più, perché poi dopo c'è da ripartire. Quindi da ripartire da una partita persa, secondo me in certe occasioni è più importante di tante vittorie. Ecco, come funziona adesso questa seconda fase del campionato? Ci sono tutti, adesso non mi ricordo quanti sono, diversi gironi, tanti gironi, in cui poi dopo passerà la prima qualificata di ogni girone. Poi ci saranno due gironi finali di sei squadre divisi in due, poi girone all'italiana con le due finaliste, poi dopo come l'anno scorso che siamo riusciti a vincere i giovanissimi regionali. Tra l'altro adesso, vabbè, a parte noi, però anche gli altri gruppi delle nostre squadre giovanili stanno facendo bene, perché i giovanissimi sono primi e juniores, anche se ha avuto una battuta d'arresto, è ancora primo in classifica, quindi siamo contenti. Però ecco, al di là del risultato, come ho detto io, che è importante, però penso che poi dopo il risultato vero e finale è quello di vedere in prospettiva futura qualche ragazzo che già è esordito in prima squadra della juniores e questi che stanno emergendo, vederli presto al Del Conaro. Ecco, in quest'ottica ci sono delle basi su cui lavorare in vista, anzi, per l'anno prossimo? Cioè, quest'annata ha portato delle indicazioni positive. Tu ci parlavi di come stiano andando bene tutte e tre le squadre del settore giovanile. Ma le indicazioni ci sono, ecco, posto, poi bisogna avere il coraggio di metterle in pratica, ecco, se no ecco, anche la mia presenza qui ad Ancona come degli allenatori, di tanta gente che lavora all'ombra del settore giovanile non avrebbe senso. I passi sono stati fatti, perché anche la stessa società ha fatto qualcosa e sta facendo qualcosa di buono a quanto pare in prospettiva, quindi i ragazzi ci sono. Ecco, poi dopo è giusto anche avere rapporti con società di serie A, di serie B, perché poi dopo anche lì ci sono dei ragazzi molto interessanti. Però ecco, cercare di abbinare sia il settore giovanile dell'Ancona, che i ragazzi, come ho detto prima, ci sono, e squadre importanti serie A, secondo me ecco, potrebbe essere un mix vincente. Allora, in bocca al lupo a Mauro Bertarelli e agli allievi per questo finale di campionato. Crepi il lupo. Grazie e appuntamento come sempre fra 7 giorni nuovamente qui da Qualità e Amore, ancora per parlare di settore giovanile dell'Ancona.